essere arrivati a questo bellissimo gruppo con un'autrice che ho scoperto da pochissimo. E piccolo preambolo, ho visto la pubblicità del suo libro sulla lettura del Corriere della Sera nel mese di novembre, ho detto finalmente qualcosa o qualcuno che parli di Antonello da Messina. E la cosa mi ha parecchio incuriosito, tanto che a novembre ho deciso l'acquisto del libro, dopo una delle nostre conferenze. E il problema però è che quando ho cominciato a leggerlo non ho voluto solo sponsorizzare questo incontro con l'autrice. Il problema, tra virgolette, è appunto questo, che mi è veramente piaciuto il libro, non perché qua accanto a lei, cioè Silvana La Spina, ma proprio perché il libro è veramente bello. E dovendo intervistare l'autrice, che ringrazio di essere venuta e ringrazio voi di partecipare, ribadisco, io ho deciso di porre soltanto tre domande e lasciare parlare lei, e di modo che noi avremo molto più spazio per le vostre domande, perché credo che il personaggio Antonello da Messina susciti decisamente una certa curiosità, perché è un grandissimo genio della pittura del 400 italiano, ma non se ne parla, tra virgolette, quanto meriterebbe, appunto perché è, dal mio punto di vista, difficile anche parlarne, perché non è sponsorizzatissimo e non si è mai autosponsorizzato alla grande. Io la prima domanda che faccio a Silvana La Spina è esattamente chi è e soprattutto tutta la sua attività di scrittrice. Grazie per essere qui. Mi ricordo che l'invito mi sorprese molto e poi ho pensato, beh sì, in fondo siamo nel tardo medioevo, sì, è vero che siamo nell'umanesimo, ma c'è anche tutta la vita ancora di quell'epoca, era ancora una vita medievale, quindi credo che sia questo il motivo, perché tutto sommato con Antonello inizia l'umanesimo. Mi è stato chiesto chi sono, e sono una romanziera, preferisco dire romanziera perché secondo me il romanziere è colui che c'è una differenza tra lo scrittore che lavora molto sulla lingua e il romanziere invece che tesse le trame. Per quanto faccio uso di una lingua anch'io precisa, però più che altro mi interessa raccontare una storia. Devo dire che la cosa che ogni volta prendo di mira un periodo storico. Io sono siciliana, anche se sono nata a Padova, mia madre è una veneta austriaca, e non vi dico che rapporti ci sono stati con questo sud. Mia madre, venendo in Sicilia, detestava la Sicilia, mi ha insegnato a detestare la Sicilia, e io per reazione l'ho usata come oggetto dei miei studi, delle mie ricerche. Intellettivamente ho scelto quello, anche perché i siciliani sono ossessionati dall'essere siciliani. Diceva Ciaran, parlando dei russi, che i russi scrivono sempre sulla Russia, e in realtà anche se vedete gli scrittori siciliani scrivono sempre sulla Sicilia, perché l'identità del siciliano non è chiara neanche ai siciliani. Diciamo che ho scritto questo romanzo che non immaginavo che poi sarebbe diventato così difficile nella ricerca delle fonti, ma perché nella raccolta di racconti Scirocco, che avrebbe il premio Chiara, che è l'unico premio italiano per i racconti, già l'ultimo racconto parla di uno strano personaggio che viene a Palermo per dipingere il Trionfo della Morte. Non so quanti di voi conoscono il Trionfo della Morte di Palermo. Diciamo che è uno dei pochi trionfi della morte rimasti, perché l'Europa fu piena di queste pitture dopo il passaggio della peste nera. Coloro che sopravvissero, quasi per rendere grazie di essere sopravvissuti, riempirono il mondo di questi trionfi. L'unico che è rimasto, tranne quello al cimitero di Pisa, ma non è allo stesso livello, è proprio quello di Palermo. Raccontavo che insieme al maestro che dipinge questo affresco enorme che si guarda dall'alto, dove c'è una morte che cavalca sullo scheletro del cavallo e che naturalmente chiaramente è stato lo stimolo
per Guernica di Picasso. Picasso l'ha presa dal trionfo della morte di Palermo, proprio quella morte che cavalca. Direi che è molto noto il tuo dipittore. Perché ho scelto Antonello D'Amico? Però dobbiamo interloquire di più, perché sennò qua già mi annoio pure io. Perché ho scelto lui? Prima di tutto perché l'incazzata nera. Avevo visto, leggendo i saggi gli storici dell'epoca, per i siciliani Antonello non c'era. Ecco perché lui si chiede continuamente nel romanzo: sarei diventato Antonello da Messina se fossi rimasto a Messina? Cioè i conterranei, e questa è una nota dolente di tutto il carattere dei siciliani, i conterranei non l'avevano neanche considerato. E fra l'altro molte opere, tra cui specialmente l'Annunciata, la famosa Annunciata di Antonello, era stata pensavano che fosse di Dürer, neanche di Antonello. Diciamo che Antonello è stato cancellato per secoli e che solo la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento lo hanno ripreso. Ultimamente non è che non è di moda, anzi l'Annunciata la si vede dappertutto, l'hanno fatto anche Franco Bollo, ma non è tanto questo. La famosa al Quirinale, la famosa mostra del Quirinale gli ha dato una botta, e poi anche quella due anni fa del Martus. Quindi sta riprendendo questa figura perché è una figura cardine, perché secondo quello che dice il Vasari è lui che porta l'olio. Fino a quel momento nessuno aveva dipinto l'olio, mentre i Fiamminghi già facevano da padroni, specialmente i quadri di Van Eyck erano comperati a cifre astronomiche. Pensate che Alfonso il Magnanimo stava facendo guerra a Genova perché non gli davano il quadro che lui aveva ordinato e commissionato. Quindi la figura fiamminga, la pittura fiamminga era amata da tutti i sovrani della terra, del periodo naturalmente, però nessuno riusciva ad imitarli, nessuno riusciva a capire quale dose avesse usato Van Eyck per usare quella pittura, che era un grande difetto, però ci voleva molto per asciugare. Però in ogni caso dava dei dettagli, delle possibilità, delle profondità che nessuno aveva mai conosciuto prima di loro. Noi sappiamo, come poi neanche nel romanzo viene raccontato, che Van Eyck è lo scopritore della pittura d'olio. Quindi se Leonardo dipinge in quel modo, non avrebbe sicuramente dipinto in quel modo senza la pittura d'olio. L'olio che cambia tutto. Secondo la tradizione, Van Eyck è anche un alchimista, quindi scopre facendo prove di prove, mentre una tavola si rompe, mentre è messo al sole, facendo tante prove scopre questa pittura d'olio. Da quel momento tutto il gruppo dei Fiamminghi dipinge con la pittura d'olio, come avete visto anche nei quadri del film, il precedente film di Tornatore, quando c'è quello che raccoglie tutti i quadri, tra cui c'è un Petrus Christus. Quindi tutti di quel periodo, Petrus Christus e della seconda generazione, vengono dopo Van Eyck, però solo la Gilda di quelle parti conosceva l'olio, l'Italia ancora non lo conosceva. Ma l'Italia scopre una cosa presto importantissima, che userà anche Antonello, e che scopre la prospettiva. Fiamminghi non l'avevano, infatti facevano delle vie di fuga, non l'avevano matematicamente, sarà l'Italia con Leonardo Torpiero e la Francesca che lo useranno. E poi vedrete via via che Antonello userà sia l'olio dei Fiamminghi quando finalmente lo scoprirà, o qualcuno glielo dirà, e usa la prospettiva. Infatti l'Annunciata è una piramide, ma anche gli altri quadri sono abbastanza scientifici. Quindi ecco perché è una figura importantissima, perché fa da cesura tra il passato gotico e l'umanesimo. Tra l'altro, quindi pensate, un uomo che sta in un'isola, e che è naturalmente un'isola importante, perché anche per andare a Venezia per il mercato, Messina è una città di commerci. Ricordate nel film Le Crociate, si vede che c'è Messina, perché naturalmente da qualche parte, prima di giungere a Gerusalemme o in quei posti, devono caricare acqua e tutto, e si fermavano. Quindi oltretutto è un posto
a un porto spettacolare, quindi tutte le navi potevano andare. Però quest'uomo naturalmente se rimaneva in Sicilia non poteva capire che cosa stava succedendo nel mondo. Volevo leggere questo passaggio. Quindi Pisanello moriva. Era un ragazzo, eppure ugualmente mi chiedevo cosa succede quando muore un uomo come lui, un grande. Nell'universo si forma un vuoto, un angelo lacrima, si crea un buco dove prima c'era un pieno, o tutto finisce in quel fiume infinito e ribollente che si chiama esistenza. Non sapevo che rispondermi. So solo che quando raggiunsi la sua casa, un palazzetto sul modello veneziano con degli smerli sul terrazzo, dove uno stempone appiccante cercava di resistere ai primi caldi di quel caldo aprile, i servi non c'erano più e il pittore, sdraiato davanti alla finestra, guardava fuori con l'occhio lontano a uno spicchio di mare. Come vedi, sto morendo, disse quando mi riconobbe. E di cosa, maestro? Di veleno, naturalmente. Venezia non perdona mai chi l'ha tradita, ma ormai anch'io sono stanco di sfuggirla, quindi mi arrendo. Pensai che non volesse ammettere di morire di peste, forse perché poco elegante per lui, o forse perché anche della morte cerchiamo una causa esterna, un modo per sentirci traditi. In fondo, la morte sembra un tradimento. Gli chiesi cosa potessi fare per lui, se aveva qualche desiderio, qualcuno da avvertire, una moglie, un figlio. Lascia perdere, mi disse. Piuttosto ascoltami, so che sei affannato da quella storia dell'olio. Un uomo solo è stato affannato quanto te, proprio da me. Lo so perché me l'ha raccontato lui stesso, un giorno a Ferrara. Forse non sapevi che il grande maestro viaggiava in incognito, vero? Sì, signore, era un ambasciatore ma anche una spia del duca di Borgogna. Adesso dammi dell'acqua, se vuoi che continui. Innanzitutto parto da un presupposto. Nella nota, nella vita che fa Vasari, dice di Antonello da Messina, lo definisce venereo. Venereo significa un uomo di Venere, perché siamo nel 1005 quando scrive Vasari. Significa che Antonello aveva fama di puntaniere. Allora mi sono dovuta vedere, quindi stranamente quest'uomo non soltanto ha tutti i caratteri del siciliano, il bisogno di andare, l'ambizione, il bisogno di tornare, ma è persino puttaniere, quindi nei miei occhi improvvisamente lui diventa Paolo il Caldo, diventa proprio il macio. Quindi non a caso nell'arco del romanzo lui è uno che non si priva di andare con tutte le donne che incontra. Sono signore della buona società, sono prostitute, lui ha sempre amanti dappertutto. È vero che per convenzione sposa una signora benestante, una vedova addirittura benestante, ma si ritrova anche bastardi. Quindi è un uomo tutto sommato che ama i sensi, non è caso questo bisogno della luce, questo bisogno, questa ansia degli occhi di vedere questi colori ad olio, quindi è un sensuale. E fra l'altro non ha una formazione culturale enorme, per quanto avrà avuto una buona formazione di base. Io mi immagino andato dai monaci gerosolomitani, cioè sono quelli di San Giovanni e poi di Malta. Però non conosce la cultura alta, i sonetti d'amore della scuola siciliana, di Chiaro e d'Avanzati, di tutto il periodo in cui si discorre d'amore, ci sono le corti d'amore, come sapete. Naturalmente è un uomo che vive, fra l'altro, di un mestiere tattile, oltre ad idearlo, c'è anche il momento pratico. Quindi io immagino che quest'uomo non conosca l'amore, conosca il sesso. Improvvisamente gli casca sulla testa l'amore. E quindi questo trovarsi di fronte all'amore è inaspettato, non voluto quasi, lo mette in una situazione quasi di rancore nei riguardi della donna che glielo causa. E chi è questa donna? Proprio la figlia bastarda di Vanetti, che lui si trova a Bruges, perché naturalmente mentre viaggia c'è una delle ipotesi
l'ipotesi che lui sia stato anche a Bruges direttamente nelle Fiandre per imparare dove finalmente conosce questa pittura d'olio, e non potevo lasciarmi scappare un viaggio a Bruges. Se questa è una delle ipotesi, figuratevi, io ve lo faccio passare da tutte le corte possibili, compresa Milano, dove dipinge il condottiero, perché in realtà lui era stato chiamato alla morte di Zanetto Cugatto, e poi non si sa se poi ha avuto il tempo di venire, perché in quei mesi viene assassinato il duca di Milano, come sapete, a Santo Stefano. E quindi tra tutte queste cose non potevo non mandarlo a Bruges, quindi lì conosce la figlia bastarda da me. E che io mi sono chiesto, ma come mai tutti lo avvicinavano a Antonello da Messina, quel console scrivesse l'isolino da marinaio, nessuno però lo prendeva. E mi sono data delle risposte, perché non stiamo parlando di uno che è di 7 secoli fa, come mai? E d'altra parte Berga doveva fare il suo verismo, raccontare la sua epoca, De Roberto doveva raccontare. Sciascia aveva un altro problema, il problema della menzogna, forse avrebbe potuto scrivere Bufalino o forse Conso, però nessuno ha preso di petto questo personaggio che era lì e che tutti amavano moltissimo. E mi ricordo che Sciascia disse: immaginate questa il mantello che ha con la piega addirittura sulla testa, è come se fosse uscita dalle cassapanche che allora le donne tenevano per la dote. Quindi proprio da questa immagine, una donna che sarà stata una pastora, che forse ancora puzza di pecora, e anche il mantello forse in questa casa, quindi dà l'immagine di una donna molto di una popolana. Naturalmente, avendo preso per tema il personaggio di Griette e facendone lui la sua annunciata, è un'annunciata unica nel suo genere. Se poi vedete, non ha aureola, e lui viene dalle icone, non ha aureola, non ha l'angelo, lui l'angelo non lo mette, quindi è solo questa donna. Perché noi sappiamo che l'ha annunciata, perché c'è il libro davanti, quindi è una Sofia, una donna che rappresenta la madre, cioè, e che legge nel Vangelo la sua futura storia. E noi sappiamo che la Vergine, altrimenti non l'avremmo saputo. Anche la mano. In più c'è il problema della mano, che lui sceglie, perché come dice Longhi, una delle più belle mani della storia della pittura. Quindi questa mano, io faccio dire che con questa mano lei allontana la morte che arriva, quindi in realtà forse con quella mano dice all'angelo ferma. Antonello rappresenta tutti i siciliani che fuggirono dalla propria terra ma che ci torneranno per morire in pace. Per molti versi la sua storia è simile a quella di tanti artisti che solo uscendo dal limite destinato trovarono se stessi, ma che pagarono tutto questo a caro prezzo, che poi è il prezzo dell'arte medesima. Il libro è dedicato a questo.